Soddisfazione nel mondo ospedaliero ad Alessandria per la notizia che entro brevissimo tempo l'azienda ospedaliera di Alessandria sarà promossa dalla Regione Piemonte ad un livello più importante, quello di azienda universitaria ospedaliera. Questa trasformazione porterebbe con sé molte conseguenze positive. Le indiscrezioni che la trasformazione stesse per essere effettuata sono state oggi confermate da una nota diffusa dal consigliere regionale del PD Domenico Ravetti, che ha scritto: «È una scelta di grande impatto, voterò a favore chiedendo alcune rassicurazioni anche per le altre realtà locali». Il consigliere Ravetti, che tra le sue competenze segue proprio da anni le vicende sanitarie regionali, nel comunicato scrive: «Sembrerebbe pronta per le prossime settimane la proposta del Consiglio regionale d'intesa con l'Università del Piemonte Orientale di modifica che consentirà all'azienda ospedaliera Sant'Antonio Biagio Cesare Arrigo di Alessandria, che comprende anche l'ospedale infantile Cesare Arrigo e la clinica per la riabilitazione Teresio Borsellino, con la qualifica giuridica di azienda ospedaliera universitaria. Si tratta indubbiamente di una scelta di grande impatto che può cambiare la storia delle nostre strutture ospedaliere e che ha l'ambizione di porre come obiettivi lo sviluppo di un ambiente culturale favorevole alle attività di ricerca, la realizzazione dell'effettiva integrazione tra le attività scientifiche e le attività didattiche assistenziali e anche il potenziamento delle infrastrutture della ricerca e senza dubbio l'innalzamento della qualità della clinica interna.